Anche tutta questa idea, no, dei grandi reazioni dei mercati non ci sono state. Le faccio rispondere su questo tema ad Alberto Forchielli, che come sapete è un economista sui generis, lavora in giro per il mondo, oggi è ad Imola così casualmente, perché di solito si collega con me dai posti più strani del pianeta. Ha scritto un libro che lo rispecchia perfettamente, secondo me, fin dal titolo. È una lettera ai giovani perché facciano la rivoluzione in un paese di vecchi. Si chiama Muovete il culo. Molto Forchielli. Salve Forchielli. Ha ragione il nostro Borghi quando dice che insomma i capitali scappano per ben altri motivi, non perché si cambiano le regole o perché si minaccia di uscire dall'euro, cosa che peraltro anche stamattina ha fatto Federica, perché voglio dirvi che tutto questo Federica fa una conferenza stampa alla stampa estera e dice o si cambiano le regole o si esce, ribadisce questo concetto. Forchielli. Sì, sono d'accordo con Borghi. Non è certo il centrodestra o la Lega che fa scappare i capitali. In questo momento sono tranquilli perché tutti contano sul Tsipras effect. Ossia, anche venne Tsipras in Grecia, pensava di spaccare le montagne e poi dopo si sono messi d'accordo, per cui... L'unica vera incognita non che hanno paura, mercati... perché come Tsipras poi è sceso a più miti consigli, lo faranno esatto. Anche i vincitori in Italia, mi sta dicendo. Esatto. Sì, è in gergo, si chiama il Tsipras effect. Noi ci diciamo ci sarà un Tsipras effect. Capito, io il gergo non lo conosco. Cerchiamo di tradurre per i miei telespettatori. Sì, chiunque arrivi poi alla fine fa la fine di Tsipras. Questo è quello che si dicono. Molto chiaro. Devo... Spero di no. A me da un conto. No, devo dire che la unica... Prego. Vada. Devo dire che la unica vera incognita che disturba gli imprenditori sono più i 5 Stelle. Perché sono più imperscrutabili, sono meno trasparenti, velleitari, dicono una cosa, poi ne fanno un'altra... capito? Prima no al PD, poi facciamo il governo coi PD e poi dopo, capito? L'unica vera proposta che viene fuori è quella roba lì del reddito di cittadinanza, che è una roba che non sta insieme, capito? Un partito un po' giustizialista, quella è una roba che dà fastidio agli imprenditori. Ma se la Lega fa il governo con i 5 Stelle, cosa pensano i mercati? Si spaventano? Che peggio. Sì, no. Non pensano benissimo, però tutto sommato se c'è tutto il centrodestra direi nessun problema. Allora, a proposito di imprenditore, volevo presentarvi Rosario Trepiletti, buongiorno, ben trovato. Grazie. È rimasta con noi Anna Scani ed è rimasto con noi Aldo Giannulli. Io sono una battuta su Forchielli. O lo scrive lui, o magari mi sta condizionando, vorrei scriverlo io. Io non so dire le parolacce, maledizione, ma stavolta... Muovete il culo, io scriverei... Vuole una mano? Cari fate la politica economica del paese, muovete voi il culo. Io direi così, non ai giovani. Certo, ai giovani si dice datevi da fare, siate creativi, allora, eccetera. Stamattina... Però le responsabilità sono di chi non fa né governi e né politiche economiche adeguate ai problemi del nostro stamattina, paese. Stamattina, contravvenendo le nostre regole di non usare le parolacce in fascia protetta, lanciamo un hashtag, muovete il culo. Facciamolo. Allora, va bene. Basta che non lo muovano troppo. Voglio presentarvi una persona in tutto questo, perché è un imprenditore, appunto, si chiama Sergio Bramini, io già l'ho conosciuto, ha 71 anni, ha avuto tutta la vita un'azienda che si chiama Icom, 30 dipendenti, che è fallita a causa del fatto che lo Stato, perché lui lavorava per lo Stato, si occupava di rifiuti, non ha pagato i milioni di euro di crediti che gli doveva. Lui ha fatto di tutto per salvare la sua azienda, come fanno tanti imprenditori italiani, forse esagerando, mettendo addirittura a disposizione se stesso, il suo patrimonio, la sua casa. Ed ora quella casa l'ha sostanzialmente persa. Noi eravamo lì quando sono andati a sfrattarlo da casa sua. Guardate.
Stanno arrivando gli ufficiali giudiziari davanti a casa di Sergio Bramini. Adesso vediamo che cosa gli notificheranno. Primo di giugno arriveranno qua ancora e non c'è niente da fare. Monza, lunedì mattina. L'ultimo capitolo della storia di Sergio Bramini, imprenditore nel settore dei rifiuti, fallito per colpa dello Stato che gli dovrebbe 4 milioni di euro, si chiude con un rinvio dell'ingiunzione di sfratto sulla sua casa di 45 giorni. È stata un'iniziativa del questore per motivi di ordine pubblico. Ma se non ci fosse pubblico? Sì, erano pronti allo sgombero con la forza. Però mi dovevano ammanettare, perché io di qua non esco volontariamente. Gli ho detto anche al custode quello che penso. Ha chiamato i servizi sociali, ha detto che mia figlia era qua, mi ha messo in difficoltà con i servizi sociali. Si dovrebbe vergognare. Dovete aiutare la gente, non combatterla. La giornata era iniziata però con tutt'altre notizie, ovvero con la comunicazione da parte del prefetto che per Bramini si sarebbe seguito l'iter legislativo. Si sarebbe cioè prima venduta la casa all'asta e poi l'imprenditore avrebbe avuto 3 mesi di tempo per lasciarla. Ma le carte si rimescolano. Hanno ritirato tutto. Non ci sarà un'altra asta? Ah, ci sarà sì l'asta. Nel frattempo faranno l'asta, cercheranno di correre, perché avete capito che devo essere punito. E a nulla è servita la decisione del senatore grillino Gianmarco Corbetta di eleggere la villa di Bramini a suo ufficio di parlamentare, rendendola inviolabile. Investirò la giunta delle immunità parlamentari in Senato. Perché questo è un caso che voglio approfondire. Il giudice dell'esecuzione mi ha detto: lei è un teatrante ballerino. Beh, io avrei fatto a meno di mettermi in luce. L'ho fatto per salvare me e la mia famiglia. Non lo trovo giusto che portano via una casa. Dobbiamo sempre essere noi il popolo a pagare sempre. Ingiustizia è senza proprio fondamento. Ed è certo l'Italia non è che aiuta gli imprenditori, infatti chi chiude, chi scappa in altre nazioni. I miei crediti ormai sono andati con la complicità, devo proprio dire complicità della magistratura. Quindi alla prossima ingiunzione di sfratto sarete qua? Senz'altro sì. No, io non mollerò. Neanche noi Sergio molleremo. Allora, Sergio, benvenuto, bentornato da noi. Allora, l'hanno definito un teatrante ballerino. Io voglio che vi mettiate nei panni di un signore che ha lavorato tutta la vita, che ha creato la sua azienda, che ha 70 anni e che ha testimoniato con la sua vita quello che voleva fare nella vita, nel teatrante, nel ballerino, che si trova a dover fare questo circo, anche mediatico, per evitare di finire fuori da casa sua, perché ha avuto l'istinto di dire: pur di salvare la mia azienda ci metto dentro anche la mia casa, e questa cosa l'ha rovinato. Sergio, prego. Io non solo ho messo in gioco la mia casa, ma finiti i primi 500.000 euro ho ipotecato anche gli uffici, quindi ho perso tutto quello che avevo. Io mi ero comprato la casa per vivere e gli uffici per lavorare, e mi sono trasformato da creditore in debitore, non certo per colpa mia, avevo fatture di 4-5 anni e ho sbagliato nel credere che lo Stato avrebbe fatto fronte, esigibili. Facciamo un passetto indietro, Sergio, racconta un attimo bene a chi ci ascolta, che casomai non ricorda tutto, cosa faceva la tua azienda e chi è che non ti ha pagato e per quanto tempo non ti ha pagato. La mia azienda si occupava di smaltimento rifiuti, fornivo anche le tecnologie, fornivo gli impianti, e era il mio personale che li muoveva. Io non ho più trovato negli appalti pubblici spazi al nord, per cui ho conseguito un appalto nella provincia di Ragusa, dove ho lavorato quasi 20 anni, e degli appalti per quello che riguarda l'emergenza rifiuti della Campania. Ho lavorato su Caserta, ho lavorato su Napoli, e a questo punto hanno cominciato a non pagarmi questi consorzi di comuni. Ecco,
che normalmente vengono chiamati ATO e sono comprensori d'ambiente. Per quanto tempo non sei stato pagato? Ma mi pagavano col contagocce perché mantenessi il contratto. Oltretutto io ero obbligato a lavorare in quanto conduttore di pubblico servizio. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante, è un particolare che voglio spiegarvi. Lui a un certo punto si è reso conto che non poteva andare avanti così e quindi voleva smettere di erogare un servizio a fronte del fatto che non veniva pagato. E hanno detto non può smettere perché lei eroga un pubblico servizio, deve andare avanti. Quindi anche quello è stato un ulteriore aggravio della situazione. No, mi ha mandato i carabinieri con un avviso di garanzia e il maresciallo che conoscevo ha suonato il mio ufficio e mi ha detto: Sergio, guarda che devi riaprire, se no ti devo arrestare. A questo punto ho fatto riaprire i cancelli, ho continuato a lavorare e a mantenere con i miei quattrini i cittadini della provincia di Ragusa. Finché a un certo punto ho tentato il concordato preventivo, non ci sono riuscito perché mi mancava la cifra da erogare al giudice, non sono riuscito a raggiungerla, pur avendo chiamato i sindaci di quei paesi e dire: mettete 5.000 euro a testa, perché se no sono costretto a fallire, devo lasciare a casa con l'indotto 30 persone, non è giusto, la mia società ha 40 anni, non mi hanno dato neanche 1.000 euro. Per cui il 24 marzo 2011, il giorno del mio compleanno, ho portato i libri in tribunale con un trolley e ho dichiarato il fallimento improprio. A quel punto lì mi sono anche trovato un curatore sulla schiena che non immaginavo. Io non sono scappato con la cassa. Io ho messo 1 milione di euro miei dentro la società, eppure me lo sono ritrovato. Con una teoria che ancora oggi faccio fatica a digerire. Lei doveva chiudere nel 2007 e licenziare tutti. Siccome ha insistito nella conduzione, lei ha causato un danno di 1.708.000 euro alla sua società e le voglio da lei. E oggi io ho la banca per il residuo del mutuo e il curatore sulla mia schiena, sulla mia casa. Questa è la verità. Allora, è una storia pazzesca, insensata, perché insomma io faccio fatica a capire qual è la colpa. Ma poi in presenza Bravini. Di crediti esigibili, ora so, non si può intervenire su una cosa così complessa senza sapere le cose, però mi sembra di cogliere che ci sono dei crediti esigibili, si chiamano così. Ora mi piacerebbe sapere se effettivamente era così e come mai non sono stati, diciamo così, gestiti. Non è proprio perché così, è molto eh? Strana la cosa, è molto... Ma i crediti erano e sono esigibili. Oltretutto il fallimento non è chiuso, quindi il curatore fallimentare avrebbe potuto usare la legge 35, quella prima Monti e poi chiamata legge Renzi, e certificare il credito, poi attraverso le banche indicate dalla Banca d'Italia. Cioè si potrebbero obbligare quei comuni a dare i soldi che devono, questo è il trucco. Questa è la domanda, infatti. Non è proprio così. Non ho capito, aiutatemi. Veniva sopperita dalle banche indicate che facevano una specie di prestito che poteva essere anche tributario. Va bene, comunque però, senza entrare nella specificità, perché questa è una cosa che naturalmente non possiamo nemmeno affrontare noi qui, però insomma la cosa che io vorrei ragionare posso provare a spiegarti una cosa? Sì, Giannulli, prego. Telegrafica, il problema è questo, il problema è che quello del presiditore nostro amico qui presente è considerato dal nostro diritto un interesse legittimo, non un diritto soggettivo, perché quando hai a che fare con lo Stato, con l'amministrazione pubblica, a differenza di quello che accade se hai a che fare con un privato, è che non puoi chiedere un'esecuzione forzata perché lo Stato risponde nei limiti delle sue disponibilità. Siccome lo Stato non può fare, cioè, se avesse lui un debitore privato sarebbe tutto diverso. Esatto. Quindi alla fine lo Stato ti mette in braghe di tela e ti mette di sedere per terra e tu non puoi fare assolutamente nulla. Quindi caso quello tu sei un debitore. Comunali, però non è lo Stato. Sono consorsi. Non cambia da molto, quanto non si cambia capisce. Molto. Però quindi scusatemi, il messaggio che mi stiamo dando a chi ci segue da casa. Giuridico,
non puoi, hai uno svantaggio di posizione. Quindi il messaggio che diamo che ci segue da casa, Giannulli, è un aspetto, mi raccomando, non lavorate con il pubblico, perché è l'età più inaffidabile che esiste, e non andate mai a lavorare al sud, perché lì proprio siamo all'ennesima potenza, non è una roba del genere. Ma non va bene questo messaggio, non va bene, bisogna fare le battaglie perché i crediti esigibili siano o dati effettivamente o scontati. Beh, si parla così, allora, in termini Borghi, Ascani e Forchilli. Io la trovo una vicenda pazzesca perché trovo appunto che non vedo le colpe dell'imprenditore, non lo pagano. Lui continua a lavorare per forza, e quando non c'ha più soldi li prendono tutto. Capisco. Ma come questa ci sono? Cioè, io saluto Bramini, che è una vicenda che ho seguito da tempo, anche con la radio nostra e così via. Ma come questa ci sono tante storie, perché è stata forse la prima grande promessa non mantenuta da Renzi. Vi ricordate il famoso pellegrinaggio a San Senario? Il pellegrinaggio, no? Se io non pagherò subito tutti i debiti della pubblica amministrazione. Voi capite che essere in credito presso la pubblica amministrazione è odioso, perché dall'altra parte poi è la pubblica amministrazione stessa che ti bracca. E lo sappiamo tutti. Quando ti bracca è molto efficiente, quando deve pagarti zero efficiente, questo poi è un po' il tema, no? Ma, esatto. Io avevo, per evitare di dire uno scandalo che deve finire, era una parte essenziale del nostro programma anche condiviso dal centrodestra, no? Quindi un punto che era arrivato non quindi solo della Lega, del centrodestra unito, che era quello del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione con titoli di Stato di piccolo taglio. Vale a dire, ti vengo incontro, Stato, guarda, tu in questo momento non riesci a gestirti il tuo denaro, cosa che oggettivamente è inquietante, fa capire in che posizione di servaggio siamo messi nei rapporti dell'Unione Europea, perché la Banca Centrale Europea può stampare 2.300 miliardi per fare il quantitative easing, no? Gli Stati invece devono rifarsi su Bramini. Invece che cosa succede? Succede che almeno i titoli di Stato te li puoi gestire. Pagali con titoli di Stato. Li paghi con titoli di Stato che possono essere poi accettati dallo Stato medesimo per il pagamento delle tasse e dagli altri, quindi hanno valore garantito, circolano. Vedete che se io faccio questa cosa sto semplicemente trasformando un debito che già c'è dello Stato nei confronti dei suoi cittadini, che però è congelato, non esigibile, non spendibile, no? In una cosa che invece può circolare subito e può tirar fuori dai guai tanta gente. Questa è una cosa semplice da fare. C'è un altro tema che riguarda Bramini che mi sta a cuore, che non è solo la sua situazione, che è pure odiosissima. Ci sono i suoi dipendenti. Quando lui ha detto dovevo cacciar via 30 persone, cioè, qua parliamo di pezzi di economia che noi smontiamo come nulla fosse. Perché no? Il fallimento di una società è un dramma per l'imprenditore, che ovviamente, e quanti sono stati i suicidi in Veneto e cose di questo tipo per disagio. Ho cominciato dal giornale a seguire, quando facevo ancora l'editorialista economico, a seguire queste vicende, ma veramente da lasciarci il cuore, perché l'umiliazione dell'imprenditore, no? Che ha lasciato la sua vita nell'impresa e che deve chiudere tante volte non riesce a essere sopportata, ma al di là del dramma umano dell'imprenditore, c'è il dramma a cascata di tutte le famiglie, allora, perché quelli che vengono lasciati per strada in questo momento il lavoro non lo trovano, e poi diventano disastri. Intanto mi scoccia, ma su una cosa devo dar ragione a Borghi, cioè nonostante sia stato fatto un lavoro in questi anni, perché quando noi siamo arrivati i debiti che aveva la pubblica amministrazione nei confronti dei privati cittadini erano un ammontare impressionante per chiunque prendesse le redini di un governo in un paese che aveva un PIL -2, quindi insomma diciamo affrontare questo tema non era esattamente semplicissimo, neanche con le soluzioni che propone oggi Borghi e che giustamente se andranno al governo poi cercheranno di mettere in pratica. Quindi il lavoro si è fatto, però obiettivamente su questo piano non si è fatta abbastanza. Cioè su questo piano del fare in modo che lo Stato diventi per i cittadini in qualche modo un punto di riferimento credibile, cioè io faccio un contratto con lo Stato e almeno voglio che quello che mi è dovuto mi sia dato. Vale per i imprenditori, vale per i professionisti, vale per chiunque presta un servizio presso le pubbliche amministrazioni. Qui si tratta di comuni. Ovviamente nelle amministrazioni più grandi questo è un pochino più semplice perché c'è anche più controllo, mentre i comuni dicono i bilanci, le difficoltà contingenti, il fatto che
comunque ci sono altri tipi di voci di spesa più urgenti, per cui se taglio da una parte poi mi trovo scoperto dall'altra, è più difficile anche controllare questo tipo di situazione, ma resta il fatto che in questo ambito non si è fatto abbastanza. Ecco, se c'è una cosa su cui poi alla fine bisogna anche imparare a fare autocritica, no? In fondo la politica forse può cambiare in meglio anche in questo, su cui io mi sento di dire in questi anni potevamo fare meglio, sicuramente questo. Non vuol dire che non si è fatto niente, perché quei debiti si sono ridotti anche in maniera sostanziosa rispetto a come li avevamo ereditati, ma non abbastanza, non abbastanza da rendere questa situazione irripetibile. Io fortunatamente quindi, Faccio un esempio stupido. Io fortunatamente non ne ho bisogno, però io ho un credito IRPEF da 3 anni e ancora non ne so nulla. Ripeto, non ne ho bisogno, meno male, no, ma però così. Non è esattamente quando giusto. Quando devi dare, insomma, ti braccano, quando devi ricevere, babbo morto. Forchielli. Sì. Che dice di questa storia? Beh, io condivido tutto quello che è stato detto e sono anche un po' preoccupato ad andare così d'accordo con Borghi, ma sì, dai, Forchielli, sono un po' angosciato di questa mia linea potrebbe iniziare a piacerti, no. anche la Sky ha detto che le scoccia un po' da ragione a Borghi, ma stamattina è capitato, hai detto niente, no, e le faccio un esempio concreto. Noi investiamo in aziende italiane solo se hanno dal 70% in più di fatturato all'estero. Il fatturato italiano lo paghiamo meno di un fatturato in Pakistan, perché il governo italiano è uno dei più iniqui clienti e pagatori che esista sulla faccia della terra. Cioè, quindi il suo fondo che lei gestisce considera il Pakistan più affidabile, sì, dell'Italia. Questa è veramente una cosa che mi incoraggia, sì, stamattina, Forchielli. Sì, sì. Oh, poi ci sono, lei lo sa che lei non mi chiama qui per incoraggiamenti, no? Lei, Mirta, lei lo sa benissimo. No, io sono come Tafazzi, no, la chiamo per essere distrutta dai suoi giudizi. Però, Mirta, rispetto a tutti questi amorosi sensi del dibattito stamattina, mi dispiace, però sono d'accordo che... Ma perché allora non vi mettete tutti intorno a un tavolo e fate 3-4 punti importanti, per esempio dar da lavoro ai giovani attraverso gli investimenti, e fate un bel governo di scopo su questo? Accelerate, fate, bisogna dare risposta al paese. Torniamo all'hashtag. Dato che si vogliono bene, dato che c'è questo... Ti spiego perché. Ma io sono d'accordo con... Ti spiego... sono d'accordissimo, no, con Borghi. Ti spiego perché. Se mi facesse un bel piano di investimenti. Allora, Borghi, scusi, per dire, chiedo a Borghi di aspettare e poi le risponde dopo il servizio, perché il Vinitaly, quel luogo in cui dovevano bere assieme Salvini e Di Maio, non è mai accaduto, hanno bevuto separatamente, però hanno sempre bevuto, che è un luogo meraviglioso, perché i vini italiani sono dei vini pazzeschi, è l'eccellenza di casa nostra. Abbiamo chiesto agli imprenditori che erano lì in attesa di questo incontro Salvini e Di Maio cosa vorrebbero rapidamente dal governo che verrà. Vedi. Guardate. Di Maio, molte aspettative, continui così. Ma Salvini, aspettate il regalo. Gli regalerei tutto, perché è bravo, è forte e deve vincere le elezioni. Io sono un estimatore di Di Maio, sì. Sta per due vincitori, l'abbiamo fatto apposta per Salvini, questo qui, e Di Maio naturalmente. Noi li amiamo tutti e due, se ci danno un governo per farci star meglio. Preferenze elettorali a parte, fra i diversi padiglioni del Vinitaly, la fiera del vino di Verona, la richiesta è una sola, che si faccia un governo e al più presto. Noi vogliamo un governo che sia stabile e duraturo. Bisogna che faccia il governo e che cambi le regole del gioco, queste regole che erano per pochi. Credo e spero che adesso tra Salvini e Di Maio, credo, e i loro partiti, credo che qualcosa possa cambiare in positivo. Questo governo cosa ha fatto? Ha fatto qualcosa per il settore oppure no? La domanda di riserva. No. Non rispondo. Cosa avranno fatto? Ma questo non vuol dire che hanno fatto le cose essenziali per il vino, tranne allargare al massimo determinate zone viticole. Quello che a me piacerebbe è che i governi entranti
facessero qualcosa per salvaguardare il nostro territorio, salvaguardare le nostre produzioni. Ed è questo quello che chiedono i vignaioli del nostro paese, più attenzione ad un settore, quello del vino, che se oggi vale circa 13 miliardi di euro, potrebbe con le giuste politiche volare ancora più in alto. Ci vuole un altro livello di teste, di gente un pochino più su di preparazione. Col vino non ti arricchisci, è più una passione portare avanti una tradizione. Le aziende agricole non possono essere trattate come un'azienda industriale. Cioè, io faccio le buste paghe, agli miei operai gli do 1.200, fai conto, e gli do 800 euro allo Stato. Cioè, per cosa? Allora, Borghi, voleva rispondere a Trepiletti che dice, uso sempre il libro di Forchielli, dice, questa frase qui, e poi tra l'altro pure ha portato un mini bond. Sì, quello di cui parlavo prima, vale a dire come potrebbe assomigliare a un titolo di Stato, questo è da 5 Contardelli, va, che vale la pena. Va bene, andiamo avanti. Allora. Uno a caso, però volendo c'è anche 50 Compertini, ecco. Per capire cosa potrebbero essere questi titoli di Stato di piccolo taglio che potrebbero essere distribuiti dallo Stato in pagamento delle sue obbligazioni. Ma però quello dice, che mettiamoci attorno a un tavolo. Il limite per cui uno dice sì, sembra facile mettersi attorno a un tavolo è. Per fare qualcosa di serio, no? Invece di mettersi intorno al tavolo e rifare ancora le stesse cose, bisogna avere il coraggio di romperle un po' le regole, specialmente quelle che ti dicono che devi neanche devi sforare il 3%, ma devi andare a zero, no? Volendo, quindi devi prendere ancora più soldi. Ogni tanto leggo delle cose incredibili, tipo quello sul Corriere della Sera scritto ieri da De Bortoli, dove dice bisogna aumentare l'avanzo primario. Per aumentare l'avanzo primario significa togliere ancora denaro dall'economia, no? E quindi farla andare ancora peggio, perché se io tolgo denaro dall'economia, alla fine succedono le questioni come l'imprenditore che è lì in linea. Quindi, in una maniera o nell'altra, il fatto di dover fare ancora più austerità, ancora più aumenti di tasse e così via, aumenta l'avanzo primario? No, non l'aumenta, perché in realtà aumenta il fallimento, il calo di PIL e i deficit. Quindi, in una maniera o nell'altra, se io mi metto d'accordo con qualcuno a stare al tavolo, devo farlo per poter fare dei rilanci. Sei d'accordo per detassare, sei d'accordo per fare investimenti che siano produttivi e non buttare soldi nelle fornaci e cose di questo tipo, sei d'accordo in fare infrastrutture, sei d'accordo insomma. Senta, se ci sono queste cose tavolo, sì. No? Io la approfitto che lei è qui però se ti dicono dall'altra parte no, non si può fare perché le regole dell'Europa ci dicono che dobbiamo fare tutto il contrario e noi non discutiamo quello che ci dice di fare l'Europa anche se abbiamo già visto che non funziona e capisci che ci mettiamo al tavolo. Scusi, e abbiamo già smesso. Chi è che ha detto questo? Di Maio, no? Per capire come va anche il borsino del governo, così mi dà qualche notizia. Dovunque mi giro la gente che sembrava rivoluzionaria, anche qui mi scoccia quasi dare ragione a Forchielli, ma gente che sembrava rivoluzionaria diventa improvvisamente super europeista, super governativi, taglieremo il deficit, taglieremo il debito, taglieremo. Non lo so, cioè dal mio punto di vista non funziona, abbiamo già visto con Monti che non funzionava, tutta questa massa di crediti, perché anche qui no, continuiamo con lo scambio delle cortesie, la massa di crediti, di debiti dello Stato da pagare, no, che si sono trovati, no, quelli del governo, veniva dal governo Monti. Che molto semplicemente aveva smesso di pagare tutto, no? Perché diceva che meraviglia, io non solo ti metto l'IMU, no? Non solo ti metto tutta una serie di tasse che hanno ucciso anche il valore delle case, perché quando succedono queste aste, no? Tipo quella del nostro amico imprenditore, e la casa va in vendita e non la compra nessuno, a qualcuno forse verrà il sospetto che il valore delle case è diventato quello. Perché a furia di tasse sulla casa, di IMU e di Tari e cose di questo tipo, il risultato che cos'è? Che abbiamo distrutto quello che era il massimo valore del nostro risparmio, del nostro patrimonio, che erano le case. In questo momento chi non ha una casa in centro oppure in un posto turistico si rende conto che non la vuole nessuno quella casa lì. Allora voglio sentire un attimo eppure Bremini, bisognerà venirne fuori. Lei cosa auspica? Sì. Come vede una soluzione possibile alla sua incredibile storia?
Ma io sto in questo momento facendo degli atti e poi conto sul fatto che il conflitto che si è creato, perché nessuno forse si è accorto, ma si è creato un conflitto non indifferente tra lo Stato, in particolare tra il Senato. Nel mio ufficio, che oggi è diventato l'ufficio del senatore Corbetta, oltre al questore c'erano tre senatori, c'era il senatore Gianluigi Paragone, c'era il senatore Corbetta e c'era il senatore Pellegrino della Lega, più cinque parlamentari. Allora, ci sono alcuni senatori di 5 Stelle e di Lega che hanno, quello delle 5 Stelle Corbetta ha messo la residenza nella sua casa... Sì. Perché contare sull'immunità parlamentare sostanzialmente. Sì, ma lei deve considerare che l'articolo 68 è un articolo costituzionale, è la Costituzione. E un giudice ordinario con un'ordinanza l'ha resa nulla. Quindi oggi i parlamentari incredibilmente sono scoperti, ma non perché devono andarli a arrestare, perché volevano fare una buona azione. Ecco, che era quella di cercare di fermare il mio sloggio. Allora, abbiamo fatto vituperata un contratto d'affitto regolare che tante volte ha fatto discutere contro la casta, serve. In questo caso bisognava usarla per dare una mano a Sergio, a evitare che gli prendessero la casa. Se ho capito bene, questa cosa non è stata tenuta in conto, no? Lo sfratto continua ad essere esecutivo, ho capito bene? Certo. Certo, con un'ordinanza è stato reso nullo. Adesso il senatore Corbetta farà un'interpellanza in Senato e lo stesso Gianluigi Paragone. Noi abbiamo detto, avete visto il filmato, noi di qua non usciamo, e così hanno detto anche i presenti della Lega, metteteci le manette e portateci fuori. Se tra l'altro c'era... diciamo una cosa, Sergio, che in questo disastro i suoi concittadini sono stati molto vicino a lei, a Monza si è molto mobilitata per starle vicino, che questa io è una cosa... ringrazio tutti per questo. Se non ci fossero stati loro, molti poliziotti che si sono rifiutati della Digos di fare il mio sloggio avrebbero continuato e eravamo probabilmente tutti in strada, compresi i senatori. E invece... Allora, Trefiletti, io rimango sempre, diciamo, tra virgolette, affascinata, ma anche indignata dalle differenze, no? L'altro giorno parlavamo di Roma, dei murales che vengono tolti via in 2 ore, quando poi ci sono discariche a cielo aperto che nessuno fa niente per eliminare. È così la stessa cosa, no? Cioè abbiamo un paese in cui la sicurezza è un grande tema, in cui gli arresti fanno con fatica, e poi la Digos si mobilita per andare a sloggiare un signore che, come suo grande crimine, ha pensato bene di mettere la casa in garanzia della sua azienda per evitare... Cioè, sono cose strane. Rosario, volevo che facessi un commento. Sì, questo caso emblematico è importante, se appunto va poi nella direzione di aiutare la soluzione, come è stata discussa complessiva dai nostri deputati, se siete deputati, di discutere come risolvere questi problemi, come intervenire. No, Anna Scani diceva, ad esempio, abbiamo fatto delle norme, però poi non vengono attuate, bisogna migliorarle, eccetera, eccetera. E non dimentichiamo che queste battaglie diventano emblematiche e positive quando, per esempio, sono successe con le altre battaglie, perché mettere all'asta le case è già successo con tantissimi cittadini. Abbiamo ecco, per esempio, con noi. Equitalia la cosa è già stata modificata grazie alle denunce che voi giornalisti siete benemeriti da questo punto di vista, per cui la prima casa con Equitalia non va più in una certa direzione. Con le banche invece sussiste ancora il problema, anzi probabilmente è con le banche che l'imprenditore è coinvolto, credo che sia rispetto alle banche. E allora anche qui il problema è più generale ed è della pubblica amministrazione. Mi devo fermare, voglio salutare Perfetto. Sergio Bramini, dirgli che noi gli facciamo un grande in bocca al lupo e ci saremo, continueremo a seguire il suo caso e quando ci sarà bisogno Grazie. Di dargli visibilità, senza ballerini e senza teatro, ma con... la vera convinzione che cose così nel nostro paese non devono accadere. Esattamente. Pubblicità.
Grazie mille. Mambo Italiano. Italiano. Dovrebbero portare tutti quelli che lavorano. Non credo ci sia la necessità. Dopo Amazon scoppia la bufera su Livorno, da neppure una settimana gli spazzini della città toscana portano infatti al polso un braccialetto che ha fatto esplodere i sindacati. È chiaro che se tecnologia GPS e GPRS incrociata è una trasmissione di dati, non possiamo che rilevare una forma di controllo a distanza del dispositivo. Ci potrebbe essere in futuro l'utilizzo di questi dati per fare eventuali provvedimenti disciplinari ai lavoratori. Gli spazzini lavorano per AVR, società in appalto di AMS, la partecipata del comune che si occupa dei rifiuti. L'azienda però rispedisce le accuse al mittente. È un braccialetto perché così mette nelle condizioni l'operatore di operare in modo più agevole piuttosto che utile ogni volta mettersi le mani in tasca per registrare un'informazione, un'unica informazione che è lo svuotamento di un cestino. Abbiamo cercato di capire meglio come funziona. C'è una targhetta, il cesciarie fa un fischietto. Il braccialetto viene azionato dunque dallo spazzino per registrare l'avvenuto svuotamento del cestino. Il problema è che con questa tecnologia si può calcolare quanto in quanto tempo è il percorso che fa il nostro netturbino. Non traccia in alcun modo alcun tipo di percorso e né in alcun modo è finalizzato ad alcun tipo di controllo. La maggior parte dei lavoratori hanno paura ad esporsi, in pochi ci dicono cosa ne pensano. Non mi danno. Non si fa niente per me, diciamo. Solo perché sono passato da lì. Ma il caso è presto diventato politico perché Livorno è anche un fortino dei 5 Stelle da quando la città è stata strappata al PD. È già stato applicato in tantissime realtà, Lucca, Lecco, Milano, però pare impossibile, questa cosa viene attivata a Livorno e diventa un caso nazionale, questo che dovrebbe fare un po' riflettere. Mentre i cittadini si dividono. È giusto. Se è una forma di controllo la trovo sbagliata. Chi fa il suo dovere, un braccialetto no, non ha niente da temere. Se volevi di no, perché per carità, adesso poi bisogna stare sempre attenti alle forme di controllo, però se efficientare un servizio come la raccolta dell'immondizia, sarà che io vivo a Roma e quindi sono immondizia, sono un po' fissata, ma non mi sembra così terribile. Sì, ma lì bisogna metterlo più alla sindaca che a chi lo fa, perché diciamo che lì ci sono delle responsabilità politiche piuttosto chiare, non c'entrano niente con i braccialetti. Mettere il braccialetto e la Raggi. No, dico lì, il tema è efficientare il lavoro della sindaca, non di chi raccoglie. No, ma adesso ci vuole solo un po' di intelligenza e creatività, ci sono anche degli imprenditori, ma voglio dire, ma se tu devi controllare i cestini, ed è giusto controllarli con uno strumento, eccetera, eccetera, ci saranno 100 di quelli che lavorano in quell'azienda, non lo so, 50 o 250, 100, ma beccane uno, vista la delicatezza della discussione, abbiamo già visto i casi Amazon, queste sono questioni molto delicate, quella del controllo dei lavoratori. Possono essere utilizzati in maniera sbagliata. Che vuol dire beccane uno? Non ho capito che vuol dire beccane uno. Per educarne 100. Ma no, ma ne prendi come uno Mao. E con quello strumento alla sera, a mezzogiorno, che altro, va in giro per cestini e dà tutti i dati che l'amministrazione, che l'azienda vuole. Ah, ecco, no, io pensavo beccane uno non lo fa bene, come diceva Mao Zedong, ne educhi 100. Invece ci gli metti. Ma basta applicarlo al cestino e fare in modo che non sia controllato il lavoro. Anna, ma, cioè, dire, ma per quale motivo è un modello di controllo dei lavoratori in discussioni sono delicatissime il controllo dei tempi e del controlliamo semmai quelli che timbrano e strisciano anche per gli altri che vanno i furbetti del cartellino. Giannulli. Quello sì che bisogna essere micidiali nella verifica e nel controllo. Posso? Sì. Posso? Allora, intanto vorrei chiudere il discorso Bergamini che è andato via. Io abito a Milano e il 1° giugno, data prevista per lo sgombero, e compatibilmente con i miei obblighi di lezioni, eccetera, cercherò di essere a Monza per solidarizzare con Bergamini e partecipare alla manifestazione. Bravini, però. Detto questo, vorrei dire... Se me vamo a sfrattassero anche te, Giannulli. No, non ancora, ma... Sono preoccupato. Così.
Allora, venivo dire, a solidarietà. Vorrei dire ai due amici parlamentari che ci sono, a proposito, ho apprezzato molto l'autocritica della parlamentare del PD, che ha mostrato una onestà intellettuale che ormai è merce rara, non si vede. Detto questo, però, per piacere, cercate di capire una cosa, il problema sul piano generale, sì, va benissimo anche il discorso dei mini bond, cioè, ma il problema è come funziona il nostro diritto amministrativo. Dovete mettere mani là, dare certezza del diritto a chi lavora per lo Stato, perché non è possibile che con la storia dei ritardi, perché ormai ci siamo adagiati sul fatto che tanto non c'è una scadenza precisa entro cui ti devo pagare, ti pago quando c'ho i soldi, forse alla prossima amministrazione quando non ce l'ho più io, eccetera, eccetera. Qui ormai stiamo arrivando al punto in cui allora, non si pagano più. Devo sentire un attimo anche Forchielli, cioè, scusatemi. Qui per piacere cerchiamo di ottenere tornando al controllo sul lavoro, no? L'ultima volta che lei era qui parlammo dei furbetti siciliani e lei disse, sempre col suo stile sobrio, che avrebbe messo un microchip sotto la pelle ai furbetti del cartellino in Sicilia. Sicura, Forchielli oltre che al braccialetto gli metterebbe anche il tamburo, no? Per... se servisse anche il tamburo. No. Beh, ma non esageriamo, Io vorrei fare un discorso. Io vorrei fare un discorso più importante qui. È provato che l'Asia sta abbracciando la tecnologia con grande entusiasmo. Io che ci vivo ti posso garantire che queste preoccupazioni non esistono. Senta, perché il discorso è importante, invece... devo andare in pubblicità, se lei aspetta glielo faccio fare un po' più tranquillamente dopo la pausa. Certo. Certo. Pubblicità, torniamo certo. Subito certo. Anche col meteo, certo. Come sempre. Vabbè. Mondo italiano. Italiano. Mi stava dando delle dritte riservate sotto corona sulle prossime festività, però non vi diciamo ancora niente, vogliamo verificare meglio le fonti, giusto? Giusto. Allora, la situazione è molto ben rappresentata da questa immagine, perché queste nuvole che sono arrivate da ovest, poi ce ne sono altre, non sono molto bianche, non sono compatte, non portano grandi piogge, però... c'è la traccia di un temporale fra Abruzzo e Molise. E questo era in realtà Molise. Quello che sta seguendo ci diceva. Salvini a Telemolise. Fantozzi ci fa un baffo a noi, insomma. Allora, guardate il modello che cosa prevedeva. La possibilità di deboli piogge fra centro e sud, cioè il verde, però alcune piccole zone fra blu e giallo, ed erano proprio centrate nel pomeriggio, quindi c'è quella tipica situazione estiva, in piccolo, in sedicesimo, in cui la giornata è buona, però nel pomeriggio sulle zone interne c'è qualche nuvolone, qualche pioggia, e abbiamo visto anche la traccia di qualche temporale. Questa moderata instabilità nella giornata di domani si riduce già molto, infatti vedete al nord già non c'è praticamente nulla, e direi che fra Calabria e Sicilia la possibilità di qualche pioggia anche localmente moderata. Se arriviamo a giovedì resta come possibilità di qualche fenomeno consistente soltanto la Sicilia e poi parte, vedete, fra Basilicata e Calabria. Sulle altre zone c'è poco. Questo miglioramento, questa stabilizzazione del tempo tende a proseguire, il che significa che andiamo verso un fine settimana che dovrebbe essere primaverile. Non può star male. Primaverile. Ci può essere un fine settimana buono. Ma la pioggia incombe sempre. la buttiamo la battuta. Cioè, se sarà bello il 25 aprile, pioverà il primo maggio. Proprio metterla proprio... Ma che battuta è? Ma per modo di dire. Allora, le due foto di oggi sono proprio il cogli l'attimo, qualcuno ha colto l'attimo, questo l'ha preso Fernando. Dov'è? E ce l'ha mandata Giacomo, siamo nel Salento, quindi meraviglia. È un'alba
è un'alba, presa proprio centrata in questo. Strepitosa. Invece l'altra che ci ha mandato Marco era un attimo più veloce, perché ha preso questa mareggiata a Marina di Pisa e ha preso proprio il momento, guardate a che altezza arriva quest'acqua, e giustamente adesso lì sembra quasi che ci sia qualcuno su questo. Era una... Non vorremmo essere al suo posto. No, direi un po' come no. Mattarella. Era un po' grazie Paolo Sottocorona. Allora, dovevo far fare il suo discorso a Forchielli sul tema del lavoro, della tecnologia. Prego Forchielli. Sì, questo atteggiamento di Livorno rispetto a un nuovo sistema elettronico che, come quello di Amazon, fa parte di un atteggiamento generale europeo, forse in Italia più accentuato, che è quello di essere refrattari all'innovazione tecnologica. Ormai è provato e discusso, si può anche googlare, che l'atteggiamento in Europa è molto diverso da quello in Asia. In Asia, nonostante che ci siano ancora enormi sacchi di disoccupazione, lavoro a costi bassissimi, il tasso di adozione della tecnologia è elevatissimo. Morale, noi abbiamo grande crescita economica associata a grande crescita di produttività che a loro volta alimenta crescita economica. Ossia, nessuno in Asia ha abbiamo molti pochi diritti però, e ci piace quel modello, io non ne sono convinta. Allora, lo so, il problema è che abbiamo, Mirta, abbiamo scelto un mondo globale. Siamo in gara con loro e siamo in gara con gli americani. Una volta fatta quella scelta, cosa facciamo? Noi fermiamo la tecnologia? No. E diciamo, chiudiamo Amazon, chiudiamo i nuovi sistemi di... Nessuno è contro la tecnologia. È una scelta che ci impoverisce da matti. Scusa, ma nessuno è contro la tecnologia. Noi vorremmo più tecnologia. Ma il problema è come si utilizza la tecnologia. Ci mancherebbe altro che uno fosse contro. Il problema è che se tu utilizzi la tecnologia per togliere dei diritti, questo non va bene. Se metti la tecnologia per dare più sviluppo e produttività all'economia, questa però va bene. Però Forchielli, come insomma, sempre, dice cose molto scomode, morale, però dice cose reali. Se nel resto Italia del mondo l'abbracciano in quel modo lì e si abbassano i livelli di diritti, il pericolo è che questa roba ci arrivi in casa anche se noi non la vogliamo. E questo è il grande tema. Ma Mirta, c'è già arrivata. Cioè, la devastazione della nostra industria è anche frutto di una scelta di globalizzazione a cui non viene seguita una scelta di rinnovamento del sistema italiano, che sia pubblico che sia industriale. C'è solo una roba che in Italia è avanzata, Dio buono, che è l'autovelox, ma porca troia, proprio quello. Quando c'è da incassare la guardia, loro sono avanzati con le parole. Ma io mi prenderò una censura per colpa di Forchielli. Questo racconto, no, di questo mondo diverso che ci arriva addosso e non sappiamo come reagire, è in qualche modo riassunto anche nella faccia di questo ragazzo che è già collegato con noi. Si chiama Riccardo Laiolo. E il lavoro che faceva Riccardo, c'è un modo antico di dirlo che è fattorino, un modo molto figo e moderno che è rider, e quel lavoro che lui faceva si chiama sempre in un modo figo la gig economy, che sarebbe l'economia del lavoretto. Così gig vuol dire questo in inglese, se ve lo state chiedendo. Ebbene, noi abbiamo seguito il caso Foodora, come sapete, da molto tempo, abbiamo seguito le varie fasi, compreso il giudizio del tribunale. Vi faccio vedere il servizio e poi Riccardo ci racconta la sua personale storia che riguarda molti giovani italiani. Guardate. Non ho firmato nessun contratto e l'attrezzatura è tutta a mio carico, quindi casco, non ho divisa. Se lavoro 3 ore il venerdì sera guadagno 21 euro. Si sono dati appuntamento a Bologna i rider di tutta Italia, i ciclofattorini che consegnano il cibo a casa. Sono arrivati per organizzarsi da Roma, Milano, Firenze e Torino, giovani, giovanissimi, che chiedono diritti alle loro aziende, le piattaforme di food delivery. Siamo considerati come lavoratori autonomi, come collaboratori, quando in realtà prendiamo l'ordine dall'azienda, ci dicono dove lavorare, come lavorare, quando lavorare. Quindi in realtà siamo dei veri e propri dipendenti, ma non abbiamo nessun tipo di diritto e di tutela.
Adesso si parla di 4,50 euro netti all'ora più 1 euro, 1,20 euro a consegne. Questo ovviamente spinge i fattorini ad andare più veloci. Se faccio un incidente viene assicurata soltanto un'eventuale macchina che viene a infortunarsi e non soltanto, cioè io niente. Da un lavoratore che è caduto e l'azienda durante un giorno di pioggia, durante il servizio delle consegne, telefona all'azienda dicendo che si è fatto male, non può continuare il turno, e l'azienda la prima cosa che gli chiede è: ma puoi finire la consegna? All'Assemblea Nazionale di Bologna anche dei rider tedeschi e francesi all'estero per i ciclofattorini le cose vanno diversamente, come racconta questo lavoratore parigino. Ce qui s'est passé c'est qu'en 2016 en France on a eu ce qu'on appelle la loi travail qui nous a donné la possibilité d'avoir accès à du syndicalisme, d'avoir accès à des prestations sociales payées par les plateformes, d'avoir le droit de faire grève, et c'est des choses qui ont quand même changé notre quotidien, parce que avant on se faisait licencier, on se faisait virer pour la moindre chose. Non è la prima volta che i rider provano ad organizzarsi e non sempre le cose sono andate bene. A Torino 6 di loro hanno perso una causa contro l'azienda, ma la lotta, dicono i ciclofattorini, non è finita e per il futuro annunciano scioperi e manifestazioni. Noi rider ci troviamo da soli per la città con un telefono che scandisce ogni momento della nostra giornata e ci dice dove andare. È difficile incontrare un collega, quindi è difficile alzare la testa, soprattutto perché per alzare la testa bisogna farlo collettivamente. Le cose, lo sappiamo per esperienza, per la storia, non si ottengono con le sentenze, le cose si ottengono con le lotte, si ottengono impegnandosi tutti insieme, organizzandosi tra lavoratori e portando avanti le istanze. Allora, come avete capito dal servizio, Riccardo è uno dei 6 fattorini licenziati a cui il Tribunale del Lavoro di Torino ha dato torto rispetto al tema del lavoro subordinato. Una cosa molto interessante viene fuori dal servizio è anche la solitudine di questi lavoratori. Prima il lavoro era qualcosa di collettivo e quindi fare gruppo era facile. Oggi il lavoro è solitario e questo è un ulteriore elemento, secondo me, molto preoccupante. Riccardo. Sì, questa considerazione è particolarmente giusta. Di fatto il lavoratore perfetto per queste aziende si trova da solo col suo zaino brandizzato, la sua maglietta, il suo cellulare, in questo caso di sua proprietà, la sua bicicletta, e non conosce nessuno, non conosce la faccia dei suoi capi. Abbiamo firmato l'ultimo contratto via online, mettendo una firma su un contratto telematico, riceviamo il materiale per posta addirittura. Non conosciamo i nostri capi, non conosciamo i nostri colleghi. Se abbiamo la fortuna di incontrarci in strada e magari davanti a una birra a fine turno riconoscere che abbiamo problemi comuni e che vale la pena di portarli avanti insieme, siamo fortunati. Se invece abbiamo la sfortuna di lavorare, non incontrare tanta gente, non incontrare nessuno stimolo, siamo lì che lavoriamo da soli, siamo automizzati, ecco. Quanti anni hai, Riccardo? Io ho 26 anni. A me mi fa tanto impressione un mondo del lavoro così, avendo dei figli di 20 anni che si avviano, devo dire con sincerità. Questa è la società dei gelatai, dell'aiuto gelataio, e oltretutto la cosa che a me mi fa ancora più specie è che questi rientrano nelle statistiche Istat come occupazione, abbattendo il tasso di disoccupazione, che è una cosa allucinante. Insomma, ragazzi... Ma bisogna, meno male che hanno cominciato a mettersi insieme e a fare quello che devono fare, ma lì ci vuole anche la solidarietà dei cittadini, non solamente delle organizzazioni e delle stesse solidarietà interne, anche i cittadini. Bravo, gli perché questo è un altro grande tema. Solidari con questi. Ha ragione Trefiletti, e questa cosa ci interroga tutti, perché noi siamo i consumatori e siamo i consumatori di quei servizi. E quindi dobbiamo capire che se la nostra vita diventa più facile perché c'è gente che lavora in quel modo, c'è qualcosa che non funziona tanto poi nella nostra società. Borghi. Ah, io il primo lavoro che ho fatto nella mia vita è stato il fattorino. Non me lo ricordavo, sì, sì, no, lo dico perché io studiavo la sera in università e di giorno lavoravo da un agente di cambio, dove ovviamente il primo lavoro che ti fanno fare è fare le consegne, no? per un po' di anni. Però io, quando l'agente di cambio mi assunse, dopo pochi mesi di stage, diciamo così, come all'epoca si chiamava apprendistato, ecco,
C'era un bel contratto collettivo. Ecco, appunto, con... perché è diverso, perché lei ha lavorato in un'azienda dove poi ha fatto carriera, dove voleva entrare, sì, ha fatto i primi passi, ha mangiato un po' di polvere, come assolutamente, tutti noi. Assolutamente. E là è diverso, quella è una situazione permanente, no, quella no, di Riccardo. È chiaramente una spersonalizzazione totale, però... La loro condizione non si eleva con le lotte, o quantomeno non sono quello. Queste cose possono esistere solo perché c'è una disoccupazione incredibile. Perché è evidente che se io tengo un livello di disoccupazione altissimo, a quel punto c'è sempre qualcuno che si offre per qualcosa di meno, no? Per fare lavoro. E ovviamente una multinazionale che su questo ci sguazza, perché non sono dei samaritani, no? Loro non è che interessa molto lo spirito di Ford, quello di dire io voglio fare macchine che i miei dipendenti si possano comprare, ormai è andato da molto tempo. Il mondo globalizzato, che uno dice abbiamo scelto la globalizzazione, io non mi ricordo averla scelta. Ma tu cosa vuoi fare nella vita? Anzi, non volevi, cioè 26 anni, tutta la vita davanti, per grazie di Dio. C'hai un'idea di un lavoro che ti piacerebbe davvero fare, che hai studiato? Fammi capire un po'. Ma sì, naturalmente non è mia intenzione fare tutta la vita il rider o il fattorino. Questa è una cosa che io faccio per poter mantenere la mia vita. Ho un'associazione culturale con cui faccio teatro e studio tecniche erboristiche. Quindi ho delle direzioni da prendere nella vita, ma per farlo devo poter avere la sicurezza economica di poter essere tranquillo la sera ad aver da mangiare, poter pagare le tasse universitarie e insomma tutte queste spese che servono per condurre una vita serenamente. Quanto prendevi allora per il tuo lavoro di fattorino, Riccardo? Io quando lavoravo per Foodora, ovvero nel periodo in cui ancora era prevista una paga oraria, prendevo un netto di 5,04 euro all'ora. Che vuol dire era prevista una paga oraria? Non ho capito, non è più prevista? Inizialmente Foodora si è proposta ai fattorini con un contratto che prevedeva una paga oraria, quindi ogni ora lavorata un tot di denaro. Procedendo nel tempo si è passati a un sistema di pagamento a cottimo puro, quindi un pagamento, pagamento esclusivamente in seguito a una consegna effettuata. Allora, ha capito Forchielli cosa che mi preoccupa, che in questo mondo molto globale, molto tecnologico, in cui loro vanno avanti con i loro smartphone, tutto è fatto sui telefonini, però poi ritorna all'antico, all'antichissimo, perché il lavoro a cottimo è una cosa che io pensavo di non avrei più visto nella mia vita, certo. No? In qualche modo. Che dice? Guardi, questo mondo qui ormai è diviso in due, tra chi studia e chi non studia. Chi studia ingegneria nucleare o chi studia un mestiere complesso, anche manuale, che può essere fare le scarpe. Questi vanno avanti. Chi non studia o chi studia cose che non danno ritorni economici, come purtroppo scienze delle comunicazioni o teatro, deve fare il part-time e questa è la realtà. Il mondo è fatto così, io non lo posso cambiare. Lei ha i fattorini dove? In sistemi dove c'è alta disoccupazione oppure in sistemi dove c'è alto part-time. Capito? Questo negli Stati Uniti il 50% dei camerieri sono studenti. Cosa vuoi che le dica io? Vuole che cambi il mondo o vuole che le racconti com'è? Così no, è. No, sì, se uno studia, mica le voglio dare filosofia che si può cambiare il mondo, santa pazienza. Perché se io... A mia figlia cosa gli insegno? Il mondo non si può cambiare, quindi figlia mia, pubblicità, fai l'aiuto gelataio tutta sempre la vita. Sempre morato, Tre Filetti, sempre morato. No. Mondo italiano, italiano. Allora, mentre noi stavamo parlando di questioni marginali come del futuro del lavoro nel nostro paese, la politica si muove perché Salvini dice: Movimento 5 Stelle proverò a percorrere il dialogo fino in fondo, quindi non molla. E dall'altra parte il PD batte un colpo, lo dico da Anna Scani, perché Martina, il reggente, dice: partiamo da 3 proposte contro i tatticismi, puntiamo su povertà, famiglie e lavoro. Se lei mi dà il numero di Martina, io lo metto sulla impressione, lo do a Mattarella, ma che casomai si muove qualcosa. Sono... Diamo una mano.
sono le proposte che noi depositeremo in queste ore in Parlamento, anche per far capire che bisogna poi pensare al Paese, che abbiamo capito, sì, che Salvini aspetta Di Maio aspetta Salvini, entrambi aspettano Godot, ma noi aspettiamo un governo e quindi ma vediamo. Ma se a breve cosa, Di Maio dice, ok, benissimo, queste proposte mi seguo a ragionare con voi. No, a questo punto della partita credo che Di Maio direbbe va bene a qualunque cosa pur di andare al governo. C'è un problema, Di Maio ha detto che il suo primo interlocutore è la Lega, questo per me esclude ogni possibilità. Però... No, ieri ha detto se la Lega dice di no, allora vado dal PD. E secondo me intanto vorrei capire quali sono i presupposti con cui si tratta con due forze decisamente diverse. Adesso non stiamo qui con Borghi, allora, a sottolineare caro Borghi, la Scani è una bella donna e non è abituata a fare la ruota di scorta con nessuno, glielo dico. Io sono un brutto uomo e vorrei fare quattro ruote di scorta. Bene, parlate del merito e poi date un governo al Paese. Parlate del merito, famiglia, occupazione, tassazione, parlate allora, del merito. Devo andare in pubblicità, ma domattina capiremo se il passo avanti si fa o non si fa. Io vi aspetto, grazie per essere stati con noi, linea al TG.